Buonasera rocker, siamo di nuovo qui al Vegas per Polvere di Metallo volume 2. Qui con me ci sono gli Overhead, che già ci hanno deliziato con un soundcheck. Vorremmo un attimino capire da loro un po' quali sono i loro progetti, la loro storia. E niente, l'abbiamo disturbati mentre si stavano alcolizzando, l'abbiamo un po' rapiti dalla loro, insomma, mentre si stavano rilassando. E quindi niente, sentiamo un po' cosa ci hanno da dire. Ciao ragazzi! Buonasera! Allora, fateci un po' sapere un pochino in questa serata che cosa porterete, un po' anche la vostra storia, no? Sì, allora, noi portiamo tutti i pezzi nostri, ora, la serata si chiama Polvere di Metallo, noi di metal siamo un po' più sul punk, c'entriamo poco col metal, però insomma abbiamo delle influenze metal, grunge, punk, che daremo tutto quello che abbiamo. E ci piace parecchio. Ecco, ma voi quando vi siete formati, come vi siete incontrati? Allora, noi, io sono il bassista, abbiamo la chitarrista e il batterista, siamo vicini di casa. Poi qualche anno fa è arrivato il nostro chitarrista e suoniamo insieme dal 2011. Wow, insomma siete un gruppo longevo. Sì, 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 abbastanza, sì. Cioè, il nostro batterista aveva 7 anni quando abbiamo iniziato. 9. E insomma è già da un bel pezzo. E aveva già la barba. Aveva già la barba. Soprannominato Baffo per gli amici, perché già a 7 anni c'aveva il baffetto tattico. Incredibile. Beh ragazzi, ma quali sono gli album su cui state lavorando? Cioè qual è un po' la vostra anche storia musicale, a parte appunto come vi siete formati? A noi abbiamo fatto uscire 2 album, 3. L'ultimo nel 2020, adesso ci siamo accorti che era già da un pezzo che non pubblichiamo nulla, sicché stiamo registrando, siamo autonomi e stiamo registrando per pubblicare qualcosa al più presto e vedremo. Ci farete sentire qualcosa di nuovo stasera o sarà il repertorio? Sicuramente avremo tutto nuovo, ultimamente ci stiamo espandendo anche a scrivere pezzi in italiano, perché cantiamo il 90% in inglese, ultimamente ci stiamo espandendo anche sull'italiano, speriamo piaccia. Ma sicuramente, io sono assolutamente certa di questo. Ecco, ma come gruppo punk, che cos'è che volete, cioè, rispetto alle linee musicali, che cos'è che c'è di nuovo del vecchio punk, cos'è che avete conservato? Allora, sicuramente noi andiamo tanto sulla melodia e secondo me è una figura che ci contraddistingue abbastanza, poi essendo abbastanza giovani e un po' bischeri, c'è tanta energia sul palco, sicché speriamo di farvi divertire, ecco. Benissimo, questi con noi erano gli Overhead. Ci rivediamo qua su Metal Detector di Sotterra l'Underground.